500 metri in linea d'aria. Quella là è la discarica di Case Fasserini. E quella là è la centralina, due centraline, uno è il rilevatore e l'altro è la piccola centralina, diciamo, completa. Ma questa piccola centralina completa di conseguenza dovrebbe dare risultati giornalieri. No, la piccola centralina è quella, la grande dai risultati. La grande, La piccola da 15 giorni. Sì, 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 sì. Il cane non è molto d'accordo. No, ma se basta che non lo guardi e tu vada non diritto contro di lui. No, infatti. Se no lo chiudiamo come sfida. Se non lo guardi e vai laterale, ti abbaia un po'. E poi si dà pace. Questa sarebbe la centralina di proprietà dell'Università di Firenze, messa qua apposta per il controllo della qualità dell'aria nella zona in cui dovrebbe arrivare la pista dell'aeroporto e la cosa di Casa Fasserini. La testa, insomma, della pista dell'aeroporto, ma questa centralina è installata qui ma non è ufficialmente funzionante e non è finanziata, e quindi abbiamo smesso da un anno e mezzo di fare le misure. Fino al 2014 è stata finanziata con un progetto regionale Pathos 2. Ora si dovrebbe, lunedì vado in regione, ho un appuntamento con l'assessore per ripristinarle, per avere un finanziamento per ripristinarle. E sopra, questa. E sopra. Quella vedi la centralina piccolina? Sì, cioè il rilevatore sta sopra. Sì. Ecco qua. Per cui fino al 2014 i risultati sono, fino al 2015 questo funzionava, i risultati sono online. Cioè è stata fatta una campagna fin del 2010 e poi un'altra campagna 2014-2015 per il PM1, cioè per la frazione estremamente fine del particolato atmosferico, con un progetto finanziato dalla Regione Toscana. Per cui i dati fino a quel momento lì sono online. I dati sono disponibili presso la Regione Toscana e quindi basta chiederli a loro. Qui vedete, c'è tutta una serie di strumentazione per la misura dei gas e per la misura del particolato atmosferico sui filtri. Io ora cambierò i filtri giornalieri, quindi sono già una decina di giorni campionati, in parallelo alla centralina vicinale. Questi sono i nuovi filtri da esporre e questo è un sistema automatico che tutti i giorni cambia un filtro e ne espone uno differente. Questo è il caricatore vuoto e questo è il caricatore pieno. Questi invece sono i filtri
esposti nei giorni precedenti. Che verranno analizzati nella prossima settimana. In questo modo noi avremo il confronto tra una misura di una centralina classica a norme europee con tutto il sistema già sperimentato rispetto ai valori che verranno ottenuti dalla centralina a 15 giorni snella e sì, auto. Sì, sì. Qui tutto a posto, lui sta funzionando, non c'è spie accese e quindi va tutto. Qui invece siamo all'entrata del polo universitario di Sesto, c'è un'altra centralina simile all'altra, Sì. Come campionamento PM10 è esattamente uguale all'altra, qui non ci sono le misure dei gas, si fa soltanto campionamento PM10, però con strumentazione certificata e secondo i metodi della normativa europea. E questo servirà a fare un confronto con il filtro che invece è laggiù sotto la bandiera. Quindi ogni giorno campioniamo secondo le norme europee e italiane. Questi sono i filtri nuovi, sono una decina, campionamento per circa 10 giorni. E questi sono i filtri già esposti. Viene sostituito semplicemente il campionatore vuoto e questi, per raccoglierli. Questi filtri vengono tenuti, come dire, fermi una giornata? Vengono mantenuti un giorno in condizioni standard di temperatura e umidità in modo da equilibrare il peso e poi vengono ripesati. Noi abbiamo la pesata iniziale, l'esposizione, la pesata finale, per differenza calcoliamo il PM, la concentrazione atmosferica di PM giornaliera. E ora andiamo invece al rilevatore smart. Eccoci sempre all'entrata del polo universitario di Sesto ed ecco il rilevatore sotto la bandiera. Ora però appunto si svita? No, si tira giù e basta. Si tira giù e basta. Eccolo qua. Questo non è il filtro, ma il portafiltro con il filtro dentro. Il filtro è qui dentro. Questa è la testa PM10. Questa è la parte elettronica che controlla il campionatore. E qui dentro c'è il filtro di prelievo. Beh, e questo è stato sistemato 20 giorni fa. Una decina di giorni fa. Una decina di giorni fa. Ce ne mettiamo un altro? No. Leviamo questo filtro e usiamo gli stessi frutti apparecchio, per sì. Mettere un altro filtro. Bene, quindi lo facciamo nel primo pomeriggio.